un pagamento abusivo del parcheggio non esiste più e quindi si tolgono. E quindi a questo punto io ti... A questo punto... il microfono. Beh, prima di tutto aggiungiamo il parcheggio perché non c'era. A questo punto rilancio e ti dico, questi dati, possiamo Sì. far sì che vengano usati all'inverso dalla pubblica amministrazione? All'inverso, cioè Assolutamente. per combattere il fenomeno del parcheggio abusivo, per combattere il bancarellaggio abusivo, l'accattonaggio, cioè queste cose a questo punto risultano, come dire, della serie non ce ne voglia la signora Maria, la quale non, certo non la segnaleremo davvero, però magari il parcheggio abusivo, appena la rigatura della macchina, no, non so, no, diciamo, non era... Signora Maria al negozio, mi pare di aver capito che al negozio. Per tanti anni non l'ha avuto. Diciamo, da un punto di vista, a questo punto diventa una forma di governance, diciamo, estremamente democratica. Compleanno. È arrivato il compleanno. Ciao. Posso... Un saluto. Grazie. Sentiamo per tutto. Ci sentiamo per quella cosa là di Matera eventualmente, Sì, se scusa. vi va. Ok, ciao. Buona... Fai le foto. Sì, il limite è la transitorietà dell'evento. Se c'è la fiera del Levante e solo durante la fiera del Levante c'è il posteggiatore abusivo davanti alla fiera, non lo segni. Il suo pensiero. Però se è una... Ti dico, io frequento la Puglia da 15 anni, costantemente, Ci sono le cose, che sono sempre 3-4 quelle. volte l'anno sono in Puglia e c'è quel posteggio a Terlizzi che conosco perfettamente, dove non mi è mai successo che non mi chiedessero i soldi per posteggiare. Quindi io dalla mia esperienza posso dirti, ok, magari ho la faccia io che uno viene lì e mi chiede i soldi, però è per quello che dico, è un lavoro di comunità l'andare a segnare queste situazioni. Se io devo dare alla... Parlando con l'amico, ci parleremo. Io poi, se riesco a evidenziare il ritorno che la pubblica Certo, amministrazione ha, cioè ma è non è che questo. io chiedo solo alla pubblica amministrazione una mano e finisce lì. La pubblica amministrazione avrà un ritorno fattibile, cioè diciamo palpabile, in termini di governance, in termini di controllo del territorio, come devo dire. In questi termini qua, per esempio, mi viene in mente un'altra cosa. Adesso hanno fatto al quartiere dove noi abbiamo dove abbiamo la sede, hanno fatto la ZSR, la zona sosta regolamentata. Ok? Lì ci sono chiaramente ci sono le colonnine emettitrici di biglietto, di ticket. Per esempio, quella mappatura non c'è. Cioè, tutti quanti, dov'è la colonnina? E dove devo andare? È sempre un problema. Mappare quelle Che ci sono, che ci sono, esistono fisse, fisicamente. attive e Nessuno fisse. ti vieta di farli, di Io segnarli su dico. OpenStreetMap, magari poi due o tre, se sai dove sono, le aggiungiamo già, Sì, e assolutamente. di Perché io pubblicarle. dico pubblica amministrazione, vedi perché ti serve, perché Perché poi ce hai l'hai. il tuo Questa potrebbe essere una ritorno. cosa. Vedo più problematico in una primissima analisi andare con un dato che è scomodo. Loro non vogliono che si sappia che tu sai che Esatto, hai i posteggiatori abusivi, così come esatto. non vogliono che si sappia che io sono in grado di fare una mappa del trasporto pubblico di Pavia meglio di loro, O che c'è la baraccopoli a o che c'è la Nairobi. baraccopoli a Nairobi. Ognuno ha il suo livello di non voglio sapere. Prima di arrivare a questo, dove tutto sarà a 5 stelle, penso ve ne abbia parlato ieri Michele, ve ne parlerà a sfinimento il Napo. Però gli rubo lo stesso la cosa. Prima di arrivare a che entri nel DNA della pubblica amministrazione il 5 stelle,
Cioè, noi facciamo le cose perché non siamo in grado di fare tutto e quindi abbiamo bisogno di voi che ci comunichiate indietro le cose. E secondo me la cosa importante del 5 Stelle è quella, che è LinkedIn, non perché Michele sa cos'è e noi non l'abbiamo ancora capito, ma è bello perché torna indietro, tu ti metti in ascolto sul 5 Stelle, tu sei in grado di sapere cosa viene fuori e integrarlo puntualmente nel tuo sistema. Hai mappato il posteggio davanti al Petruzzelli e tu hai segnato che non è a pagamento la sera dopo le 8, mentre è segnato su OpenStreetMap che quello stesso posteggio, tripletta, RDF, di cui vi ha parlato ieri Michele, sì, è qualcos'altro, e quindi c'è una discordanza. È un po' come la storia del ricevere le informazioni, posta elettronica sì, posta elettronica certificata. C'è voluto in Italia la posta elettronica certificata per far sì che le amministrazioni fossero obbligate a riconoscere di aver ricevuto un documento elettronico. Ed è persino tutto ancora da dimostrare, visto che vanno ancora a fax, tra l'altro. Quindi, sì. Sì. Neanche a quel 5 Stelle, cioè neanche a quel livello di... Nessuno vi vieta di... su un sistema di questo tipo di fare un sistema automatico che a seguito di una segnalazione su OpenStreetMap del parcheggio fate il geocoding del contorno del parcheggio, uh-huh, e mandate in automatico un messaggio di posta elettronica certificata alla pubblica amministrazione segnalando la cosa. Era esattamente quello che volevo dire, precisamente quello. Questa cosa è potentissima. È proprio di questo che sto parlando. È potentissima. È una carta che io devo giocare con la persona, sì. Devo dire, voi avete la governance attiva dal basso che vi torna indietro senza che voi ci abbiate la scusa di dire siamo sotto organico, non possiamo coprire tutta la città, la copriamo noi la città, però poi una volta che la copriamo noi voi dovete fare. Infatti, ma anche su cose, senza andare qua, che arriviamo, mi rendo conto, ai confini della legalità, della malavitosità, perché non penso che il signor Luigi sia lì per i fatti suoi, magari è qualcuno che gli ha consigliato di andare lì. La buca in strada, se tu hai un sistema che non può starci su OpenStreetMap la buca in strada, però sul sistema di Chiara sì, buca in strada segnalata, faccio la foto, solo quando ho la foto da tre persone diverse so che posso garantire che ci sia, ho le coordinate, modello di mail HTML, le tre foto, le coordinate, lo zoom sulla mappa OpenStreetMap, il geocoding, PEC in automatico al comune, mandata in data tale, non puoi dire che non lo sapevi perché te l'ho detto io. Sono questi gli strumenti che possono salvare. Un precedente per il risarcimento assicurativo, sì, nel caso di incidenti, in data, no? Tal dei tali, protocollo tale, PEC da indirizzo a indirizzo, voi lo sapevate, siete inadempienti. E questo è il potere della creare dato geografico dal basso. È raccontare le cose. La mappa di che ho fatto di Pavia, che racconta come certe cose non ci sono. Adesso ve ne faccio vedere una. Finiamo questa cosa del parcheggio, sì, sì, poi sì. Vi faccio vedere un'altra cosina. Ieri sera ho mandato, intanto che aspettavo per andare a cena, ho mandato una mail alla mailing list italiana. Avevo proposto il legal fee, mi hanno detto fee yes, fee official, fai name... come si chiama? Quando metti due punti, Michele. Namespace. Fai namespace official? No. Altri proponevano... qua, tra l'altro mi hanno detto... Parcheggiatori. Fantastico. Non sapevo ci fosse. Parcheggiatori. Troppo di abusivismo, no? Immagino.
sei 13, troppo buoni, troppo c'è buoni. Anche il nome, magari. Bellissimo! Straordinario! Clicca su quello perché se c'è il nome è finito, cioè, l'orario. Tariffa all'euro, attenzione, la tariffa all'euro che è meravigliosa, che c'è pure quella 2. Tariffa a piacere! Un caffè. Questa è meravigliosa. È fantastica. Meravigliosa. Questa è da stringere, da contattare. Geniale. Questa è da contattare e dirgli posso prendere i dati, esatto, e metterli su OpenStreetMap. Vi rendete conto che non sono cose che posso fare io? No, sono cose che voi sentite il peso di questa cosa. Voi dovete avere la forza di dire sto facendo una cosa del tutto pulita e che poi possa andare a beneficio della vostra comunità. Peraltro non è pericolosa per nessuno. No. Perché? Che cosa ti devono fare? Nessuno l'ha messa. Io le mie denunce le porto avanti per i fatti miei. I miei giorni di galera me li farò per i fatti miei, quindi voi vi farete i vostri, insomma. No, anche dal punto di vista per pericolosità è un senso malavitoso. Non hai, no, sì, a parte che c'è un... A parte che... Vi rendete conto che siamo qua a spiegare questa cosa a dei, sono qua a spiegarla a dei professionisti, comunque c'è un certo livello di, c'è un certo scalino da fare per andare a recuperare chi è che ha inserito il dato, chi IP, c'è da fare, è impossibile, puoi sapere chi sono io volendo, ma voi che inserite il dato siete totalmente anonimi. Una roba da film di Hollywood. Sì. Proporrei di usare questo di Francesco, che è di Cerignola, e so che è attento a queste tematiche, e quindi inserirei userei la sua proposta per mappare il posteggio abusivo davanti al Petruzzelli e altri. Ricordiamoci che abbiamo una finestra aperta di là. Ricordiamoci che abbiamo questa, che fra poco cambierà, perché apparirà il posteggio. Prima farò una rappresentazione di questa con il posteggio del Petruzzelli che qua manca e poi ne farò un'altra in cui ci sarà un solo posteggio a Bari, che è quello con il posteggiatore abusivo. Col tag, con l'elemento. Col tag che abbiamo fatto, che adesso andiamo a definire. Usiamo quindi quello di Francesco. Aggiungiamo fi yes. Fi official, suggeriva, non mi ricordo, andiamo a controllare, fi official no, ok, ne conoscete un altro giusto per... come si chiama? Intanto disegno io. Senti, vicino là ce n'è un altro, proprio vicino là. Questo è il senso unico, no? Questa zona? Quale? Dove? No, in realtà è vietato per voi. Non si dovrebbe passare, ci passa molti. Ok, va bene. Poi vi faccio notare una cosa che è forse il primo esempio in Italia di 5 stelle. Charging Station. Già. Enel si occupa, paga una società di Roma per tenere aggiornati i propri dati su OpenStreetMap. Questo è il codice seriale della stazione, che è l'unico codice che permette a Enel di entrare nel database, verificare se è stato spostato, se è abbandonato, se ha subito delle modifiche. E Enel lo tiene aggiornato. Ci vediamo l'altro Politecnico, dimmi dove può essere l'altro. Ok. La strada a destra del Petruzzelli. Mi guidi tu?
Mi guidi tu? Sì. Petruzzelli è qua. Sì, quella strada lì. Questa? No, quella sotto, quella, se lo guardi, se guardi Petruzzelli di faccia, sulla destra. Se guardo Petruzzelli di faccia, sulla destra, quella là. Questa? Sì, quella è un parcheggio così. In linea, in linea. Quindi un posteggio. Aspetta, no, scusami, voglio dire l'altra, perdonami, non quella. Dove? No, la parallela di quella. Sopra? Sì, la parallela. Quindi di questa? Sì, la manchessa. Okay. Scusa, ma no, ci sono delle malattie che colpiscono così e uno deve raddrizzare le strade. Lì manca sti soldi. C'è di peggio. Quale? Questa? La parallela di quella che ti ho detto. Era quindi questa. Esatto. Qua sembra non esserci neanche il posteggio. C'è possiamo dire che è su tutta la strada? No, solo sono nel primo pezzettino vicino a Petruzzelli. Sì, e poi per la strada all'angolo. Questa? Dove sei piccando lì? Su entrambi i lati? Allora, praticamente vai dritto per quel lato lì, dritto sopra e anche su quella strada sulla sinistra. Questa? No, la mia questa. Sinistra. Solo su quella di sinistra. Di fronte alla Banca d'Italia. Beh, certo, mi sembra giusto. Sulle foto aeree si possono solo ricaricare o ci si può fare anche tipo computer vision per licenza? No, solo di calco. Sì. Sarebbe interessante passarlo a quelle strade, sarebbe. Sì. C'erano dei lavori su questa cosa, però non so come sono andati. Su queste mi pare di sì, però posso chiedere comunque, se hai qualcuno che è in grado di farlo, posso chiedere se possiamo avere l'autorizzazione per farlo, quello sicuramente. Allora, facciamo, mi dicevi questo pezzo? Sì. Allora interrompiamo la strada qui perché dobbiamo dare un tag a solo questo pezzo di strada. Per i tag, se io dessi una caratterizzazione aggiungendo un tag a questa strada, lo darei anche a questo pezzettino piccolo sulla sinistra, mentre lo vogliamo dare solo a questo pezzettone sulla destra. Quindi per farlo devo interrompere la strada, che è solo una modifica da un punto di vista di facilità di aggiungere e togliere tag a entrambe le strade. Avresti potuto farlo. Però rimane, no, non puoi farlo, no. Devi per forza staccarlo, perché ogni way, che è una serie, una serie continua di nodo più vettore, può solo avere gli stessi tag. Adesso andiamo qua, c'è una codifica per i parcheggi sulle strade, a lato strada, che io non mi ricordo, veramente non me lo ricordo, e quindi dobbiamo andare sulla wiki a vedere come si fa a taggare i parcheggi lato strada. I tedeschi sono particolarmente attenti alle tematiche di parcheggio e hanno fatto una mappa che si chiama Parking Map, che trovate su parking.openstreetmap.de, dove vengono messi in evidenza i parcheggi, ma anche da che lato della strada si può posteggiare e se il posteggio è a pagamento o meno. Quindi le strade diventano dei binari. Diventano dei doppi binari, destra e sinistra, per sapere se puoi posteggiare o meno. Su Bari possiamo andare a vedere com'è la situazione. Ci saranno, immagino, solo i posteggi consentiti. Ci saranno i posteggi segnati, quindi no, non lo fanno. L'Italia non c'è. Però anche qua, se raggiungete il punto in cui avete un dataset interessante, nessuno vi vieta di dire ci fate la mappa di Bari con i posteggi. E sono abbastanza fiducioso che dicano di sì. Esiste in OSM il concetto di parking lane, quindi lato della strada su cui si può posteggiare o meno, e va aggiunto, è un tag da aggiungere alla way, è per quello che prima l'ho spezzata, per poter avere solo il pezzo che interessa a noi. Parking lane e parking condition. Adesso devo leggermelo un attimo perché veramente non l'ho mai utilizzata.
parking lane side e type. Ok, vediamo se ci può mettere both, perché in quel caso dobbiamo mettere che su entrambi i lati puoi sì posteggiare, e poi dobbiamo anche dirgli che puoi posteggiare ma c'è il fee abusivo. Eccolo qua, parking lane, both e parallel. Parallel è quello, quello che noi chiamiamo parcheggio affiancato. Sì, parallel parking in inglese. Sembra una spina di pesce come la... Sì, perpendicular. Ok, quindi sarà parking lane, both parallel. Yes. On street, ok. On street, qua sarà on street, immagino. Parcheggi direttamente sulla strada. Ok, me lo copio. Senti, una gentilezza, mi ricordi come si fa a selezionare... No, cioè, mi sa che ho trovato. Ah, a scaricare i nodi persistenti nel database di... Freccia in basso in JOSM. Vedi che c'è una freccia verde qua nell'editor. Guarda me. Freccia qua. Sì. Ti appare una finestra con una mappa. Ok. Dove ti muovi? Sì, che ci sono. Vai sulla zona piccola, però. Pensa. E lì fai freccia in basso verde, fai download. Qua selezioni, fai download. Manca download perché è piccolo. Sì. E anche a me ogni tanto esce sotto. Quindi qua facciamo add, incolliamo la chiave di prima, parking lane both parallel, diceva on street. Non l'ho mai fatto, penso che sia... Ah, guardate, c'è anche in Italia. Infatti poi credo che se basta che glielo chiediate ve lo abilitano. Questo è Orbassano, Vicenza. Ok, sono riuscito a... Bello. Sto riuscendo a fare quella cosa della... Ok. Qua ho messo parking lane bot. Aggiungiamo parking. Ci sono i tassi di scelta rapida. Sì. Carichiamo. Poiché questo non è un parcheggio, è un parcheggio? Quello no, non puoi posteggiare mai. Sì, quindi in realtà sarebbe da mettere che non è ufficiale il parcheggio, ma è... Ci sono? Ci sono. Nel fianco, sul lato nord. Lato destro ci sono sicuramente le strisce. Ok, quindi... Il sinistro non mi ricordo. Torniamo di qua. Eseguo di nuovo la query di prima. Come vedete... aspetta, no, l'ho appena caricato, quindi non... ci vorrà un paio di minuti perché appaia qui. Eccolo. È apparso il parcheggio e vi dice già che official no. Ora cosa facciamo? Lo rieseguo su tutta la zona, anzi no, andiamo più in piccolo. Questa è
questi sono i parcheggi di quest'area. Dobbiamo andargli a dire di visualizzarmi solo quelli col parcheggio in cui il pagamento è abusivo. Quindi andiamo a selezionare la parte di U, e qua nella query andiamo a fare andiamo a eliminare i nodi prima di tutto, e quindi visualizzeremo solo le aree. E adesso gli andiamo a dire che per le aree dobbiamo visualizzare, vogliamo solo avere come risultato le chiavi fee official in cui il valore è no. Rieseguendo questa query, se abbiamo fatto le cose per bene, gli altri due parcheggi visibili dovrebbero sparire e dovrebbe rimanere solo quello del Pertuzzelli. Questa è la mappa, sebbene abbia un solo valore adesso, è la mappa dei parcheggi abusivi di Bari. Una. Per aggiungere la via che abbiamo aggiunto, dobbiamo dargli un'altra caratterizzazione, quindi fare una union fondamentalmente. Vedete che qua, se ve lo separo un attimino per graficamente, è una union di questi oggetti. Dobbiamo aggiungere un'altra query di tipo way, quindi prendiamo questo e lo copiamo, in cui togliamo il parcheggio, perché quello non è un parcheggio. Adesso poi vedrete voi come farvi i tag locali. E avevamo messo parking fee official no sulle way. Rieseguiamo e infatti correttamente vi dà la way col fee a pagamento non illegale e il posteggio poligonale, l'area lì davanti, anche qua idem come abbiamo fatto prima. Esporta GeoJSON, GitHub, Stati Uniti, e sfido qualcuno a dirvi qualcosa, perché è a fare una rogatoria internazionale sul dato. Esatto, quello volevo dire prima. Semplice. Buonanotte. E idem GPX, dati grezzi, oppure li potete riscaricare in JSON, oppure roba velocissima, mappa interattiva. Vi apre una mappa full screen e siete su Bari e avete i dati. Semplice. Questo, nonostante sia uno strumento banale da utilizzare, secondo me con una certa manpower dietro, quindi persone che raccolgono i dati e li identificano su un dato geografico in maniera comunitaria, seguendo delle regole che la gente si è data internamente, può essere uno strumento estremamente potente, perché è di impatto. Avrete degli incontri tra un paio di settimane con Andrea e le altre persone, vi parleranno di visualizzazione, ma questo è a livello veramente raso terra di visualizzazione. Loro fanno delle cose più belle. Questo però è proprio partire dal dato e fare il primo gradino, il gradino GIS, che ti permette di vedere se il dato c'è. E già questo, secondo me, è interessante come risultato primario. Paola, tutto a posto? Ok, domanda... Qual è io per approccio, però tipo per un'applicazione che magari vuole avere vuole essere real time, anche quello che farei sarebbe tipo aggiornare settimanalmente i dati su OpenStreetMap.
prende tutto quello che era proprio durante la settimana, magari su un'altra piattaforma, un'altra maniera, visualizzarli giorno per giorno e poi non stare a sovraccaricare OpenStreetMap ogni giorno, ma una volta a settimana. Per l'upload? Sì. Guarda, ti sconsiglio di farlo, perché per quella che per te che potresti vedere come prima comodità di mettere in un altro sistema, poi ti renderai conto che è molto più veloce collegarsi a OpenStreetMap e fare l'upload e dimenticarsene. Ok, non abbiamo fatto di comodità. Necessità. Aggiornano nell'ordine dei minuti, ipotizziamo, non è che posso stare in continuazione a... No, e cosa in, fammi un esempio. Tipo, ok, dati al traffico, l'esempio più sbagliato possibile, immagino, giusto? Sì. Tipo, se io volessi mappare i miei dati del traffico, su OpenStreetMap non c'è posto. Non c'è posto. No. Quindi dovrei utilizzare un altro motore di rendering basandomi magari sui dati di OpenStreetMap e mettere sopra il dati. Scusa, non ho capito. Per mettere su il mio sistema che monitora il traffico, dove raccolgo le informazioni da parte degli utenti. Non è il tipo di informazione che può stare su OSM. Quello che può stare su SM è un ID univoco che fa tripletta di collegamento fra il tuo dato, la tua risorsa e la risorsa OpenStreetMap, in maniera tale che tu possa avere un punto di collegamento fra le due cose. Quello che vuoi fare tu è più... è più un oggetto da caricare su un sistema tipo che so, Xively. Questo che loro si battezzano come Public Cloud for the Internet of Things. Quello che tu vuoi fare è avere un sistema dove mandi un ping a un sistema e gli dici: qui in questo minuto stanno passando 60 macchine al minuto, il minuto successivo dici ne passano 50, oppure nel parcheggio in questo momento ci sono tot auto, fra un minuto ce ne sono tot. Questo è un link, è un collegamento fra due sistemi, non è OpenStreetMap. Si tende a mappare la realtà e quelle cose che non puoi tenere aggiornate. Questa non è quel tipo di attività che puoi tenere aggiornate. Puoi linkare la risorsa, sì. Questo ad esempio vi volevo far vedere, mi hai ricordato di mostrarlo. Questi sono i tre posteggi di Pavia gestiti dal comune, dove per ognuno viene esposta una pagina web di cui io faccio scraping da qualche anno, in cui mi sto tenendo traccia minuto per minuto quanti posteggi sono occupati in quel posteggio. Dove lo fai? Lo faccio ho segnato semplicemente le coordinate prendendole da OpenStreetMap e questa operazione, vedete qua i grafici, la faccio su Xively, quello che vi ho mostrato prima. Ho scritto 4 righe di Python e tengo il grafico. E in questo caso il rendering delle mappe da dove lo prendi? Il rendering sotto lo prendo da, mi pare che sia Mapbox. Vedete qua è per gli ultimi 3 mesi, è l'andamento del posteggio di Viale Gorizia, Pavia. Questo è Mapbox. No, scusa, MapQuest. Questo è MapQuest.
questo faccio scraping come lo faccio per i dati delle biciclette anche, mi pare. Sì. Ho il sistema analogo a quello che avete qua a Bari per fare, faccio scraping dei bici in città. Ancora citato in giudizio la vita. Non ancora, no. Avere i domini registrati su una casella postale ho capito che può aiutare. Ho il dominio.com, fra l'altro. Per connettere un nodo che c'è già, con un nodo che ho fatto io. Ti faccio vedere. Sì, avete bici in città qui a Bari? Bike sharing. No, come si chiama? È questo avete? Esattamente questo. Potete prendere i miei script orribili e usarli anche voi per fare... La traduzione in inglese è oscena. Penso che sia anche un lorem ipsum da qualche parte, sì. Ma ti prego. Ah, va via. Ah, è roba tua. No, che è? Io mi pongo in netta antitesi al comune. Vedete qua, stessa cosa. Policlinico, con i bei disegnini così, API e machine readable, non vale. 4 bici, che corrisponde a quello che ho fatto io su... Adesso non ci ho ancora fatto niente di questi dati, li sto solo raccogliendo, però vorrei fare un minimo di... una paginetta web con i 3 posteggi, l'occupazione 15 minuti fa, l'occupazione di adesso e l'occupazione di 7 giorni fa meno un quarto d'ora, quindi la previsione a un quarto d'ora. Vediamo dove sono. Ho cambiato l'interfaccia, non trovo più niente. Eccoli qua. Va via bike sharing, stazione. Secondo me non le usa nessuno. Non so, trovo poco utilizzate, ma poi vi vedrò quando vedremo di pubblicarle da qualche parte. Se fate qualcosa fatemelo sapere. Dicevamo? Ho 2 archi. Ah sì. Ho 2 archi con 2 nodi. Li voglio far diventare uno. Quindi hai fatto una cosa del genere? Sì, esatto, li voglio attaccare. Vuoi attaccarli perché uno è sbagliato? Non ce l'avevo, no, uno ce l'avevo e l'altro l'ho fatto. Arrivava un nodo così morto. Sì. No, l'altro l'ho fatto. Riesci ad avvicinarti completamente? Sì. Fare così, riesci? Sì. Ti basta, vedi che poi ti rimane attaccato. Ah, ho capito. Okay. Ti allora basta solo ricliccare sopra e si stacca. Allora ho fatto bene. Ok. Come proseguiamo? Adesso volevate, ci interrompiamo o andiamo avanti fino alle 2? Sì. Un caffè? No. Sì, ok. Rilevato direttamente dal sito di OpenStreetMap, quindi senza passare da nessun intermediario che crea magari versioni ridotte geograficamente o come completezza del dato, vi ricordate la profondità, quello che vi ho detto prima. Per il momento c'è solo c'è qualche piccolissima limitazione, ma conto di risolverla entro qualche settimana. Vi mostro questa possibilità. Il vero voto, quella strada. Qual è? Quella che è l'incrocio del Margherita, quindi più su.
Ah, infatti questo mi dà la possibilità di farvi vedere una cosa. Io se torno all'incrocio adesso, vedo il dato che ho scaricato mezz'ora fa. L'unico modo per vederlo aggiornato, rifaccio download e mi dà la versione aggiornata. La sua, che mostra una buona mano grafica, ma mostra che si è dimenticato di segnalare cos'è l'oggetto che ha disegnato. Perché non ha scritto cos'è questa cosa. Se io faccio un disegno, cos'è che ho disegnato? Qualunque cosa, è un fiume, è un lago, è un edificio, non lo so. Per caratterizzarlo devo aggiungergli un tag, una copia di chiave valore. Quindi adesso dobbiamo dire, questa strada cos'è? È corretto che sia lungomare in sì, quindi questo è il lungomare, ma anche questo è il lungomare? Sì, certo, il lungomare. Quindi questo pezzo avrà un altro nome, sì. Questa strada. Quello là è cosa interno. Questo? Quello là, questo qua, onestamente non lo so se ancora si chiama cosa interno. Non lo sapete? Personalmente no. No, allora, qua andiamo a prendere le strade vicine e andiamo a vedere cosa è stato. Qua hai lasciato un punto di troppo. E tolgo, andiamo a vedere le strade vicine, anche qua hai lasciato un punto di troppo, sì. Questa? Esiste con freddo o tra la valle? Fratelli? Quale pezzo dici? Quale? Quello di Tomale si chiama questo? Sì. Questo pezzettino? Sì. Ok. Allora, andiamo a vedere se questi pezzi sono uniti. Questo non gli probabilmente non gli daremo nome a questo pezzettino, a meno che di dirgli che è parte del lungomare, forse ha senso. Quindi selezioniamo la strada, questa che dobbiamo interrompere, ci selezioniamo sul punto da interrompere e schiacciamo P e adesso ce l'ha interrotta e abbiamo 1, 2 e 3. Li selezioniamo tutti e tre, con Shift, come vedi ce li ho tutti di qua, e gli aggiungiamo le caratteristiche stradali che troviamo nelle vicinanze. Non è più la strada principale, questo pezzo, perché quanto si vede dalla mappa la strada principale è curva, quindi diciamo che è una strada a carattere terziario, quindi scriviamo highway, tertiary, ok. Paola ne sa il nome e quindi adesso ce lo dirà. Quindi name, via, Goffredo di Crolla Lanza, ok. E queste sono sistemate. Dobbiamo sistemare queste viuzze. Qua hai lasciato un altro punto. Qua c'è una cosa da fare, che è quella di segnalare anche il fatto che sono a senso unico, questi pezzettini qua. Quindi, questa è già segnalata come a senso unico. No, non hanno un nome, però gli diamo il nome della strada principale a cui afferiscono. Quella là è a senso unico, quel pezzo. Poi diventa... Quale senso unico? Schiaccia l'altra, quella lunga, quella che hai detto, questa è già, no? L'altra? No, quella in mezzo, no così? Sì, quella. Quella è senso unico, ascende. Allora, di qua sali, di qua sali pure? No. Di qua sì, sali così. Di là che sali. Dove? Da quella. Da questa sali? Sì. Da questa no? Anche. Ah, nei due? Però sì, però da quella piccola sali se vieni da giù, da quella che hai evidenziato.
Da questa sale se arrivi da qua. Sì, ok, ok. A volte conviene togliergli i punti che risulta più dritta. Selezioni D. Scusa, selezioni cancel. Ah, ah, ok. Anche questo. L'ho fatto all'arco e non l'ho fatto al nodo. Quindi segnaliamo queste strade come tutte appartenenti a, a questa maggiore. Quindi andiamo qua, separo questa, poi vedrete voi se da un punto di vista locale considerate appartenere di più questa strada a una o all'altra. Quindi segniamo tutte queste come appartenenti al lungomare, perché afferiscono al lungomare. Quindi facciamo 1, 2, 3, 4. Adesso ho sbagliato, dovevo interromperlo prima. No, scusa, questa qua è il lungomare, sì. Secondary la chiamiamo lungomare Araldo e faremo e metteremo quei nomi. 1, 2, 3, 4. Apriamo questa e vedete che vi dà dei sorta di conflitti e dobbiamo sistemarli. Quindi diremo che queste sono dove c'è different andremo a mettere highway e selezioniamo che secondo noi è secondary, come abbiamo visto prima. Non tertiary. No, perché lo facciamo tutta come se fosse un lungomare. Poi se voi riterrete che da un punto di vista locale non appartiene fisicamente al lungomare, ma è una strada minore, lo metteremo come tertiary. Se mi dite che per voi è tertiary, no, mettiamo tertiary. Mettiamo tertiary? Mettiamo 20 secondi. Sì. Ok. Lo posso già chiudere e già compare come se fosse lungomare. Adesso gli dobbiamo dare il nome a queste, lo chiamiamo comunque anche questo lungomare. Quindi apriamo per vederlo in grande, nome, ci sono varie opzioni, è giusto? C'entra qualcosa? È in prossimità questo? Che cosa hai evidenziato, scusami, tutti quelli? Tutti quelli di prima. Se mi fai a Goffredo, lungomare era. Ah, lungomare, Araldo, sì. È giusto? Chiudo e tutte queste adesso si chiamano sì. Lungomare Araldo. E questo ti volevo chiedere, è corretto diciamo dal punto di vista dei sensi unici adesso attaccare questo Cavour alla, cioè quella che sale a, non questo Cavour, l'altra, quella che sale a quella da cui, dalla quale si va effettivamente o no? No, va staccata. Va staccata. Adesso infatti le separeremo nel punto esatto dove la loro mezzeria si stacca. Quindi questa è a senso unico, sì, questa è a senso unico, ad andare, questa è a senso unico, sì. Ok, quindi queste sono a senso unico, sì. Quindi possiamo selezionarle entrambe, devi matchare il senso in cui è disegnato il vettore, questa è proprio da geometria, punto di applicazione, lunghezza e direzione. Questo è un vettore perché nel database sono segnalati in maniera vettoriale. Segni il vettore, guardi come il vettore ed è one way nella direzione in cui è disegnato il vettore. Quindi metto one way, sì. Left no, perché non sa in che direzione è orientato. È one way nella direzione del vettore? Sì. Per dire no, metti meno 1, che vuol dire che è orientato all'inverso della direzione in cui è disegnato il vettore. Quindi adesso saranno, vedete che è apparsa la freccina. 0 non è orientato più a senso. Sì. Meno 1 vuol dire che va al contrario di quello disegnato. Bravo, bravo, bravo. Questo? È il senso unico d'andare. Questo è disegnato al contrario, quindi sì. È più comodo invertire il vettore. Io trovo più che si vede meno 1, quindi faccio R,
reverse. Ah, perfetto. Anche questa è a senso unico, sì. Però non tutta. Quindi qua sì. Prendo, sì. Seleziono P, interrompo. Anche questa, volendo, dovrei spostarla. Certo, io l'ho fatto con scelto sul territorio, non sulla strada. Sì. Anche qua. Cioè, nel senso, ho scontornato le isole. Sì. Le boe. Idem qua, e poi appare meglio anche una volta disegnata, una volta fatto il rendering. Quindi selezioniamo questo pezzo, selezioniamo quell'altro e fino a qui mi immagino sia a senso unico, dopodiché è a doppio senso di circolazione. Anche qua sono tutte e due nella stessa direzione, selezioniamo questo, yes. O uno andrebbe bene anche? Va bene anche uno, sì, va bene anche uno. Io di solito uso yes, perché lo trovo più comodo per... Era per capire l'interpretazione. Carico Bari. Io scrivo vicinanza e Margherita. Era la prima volta in assoluto. Qua qualcuno mi ha fatto una modifica. Già. 2 secondi. Sì, adesso dobbiamo andare a vedere chi... No, sono stato fortunato che erano oggetti che anch'io avevo cercato di cancellare, ma qualcun altro aveva cancellato. Se no c'è un sistema piuttosto ben sviluppato di gestione dei conflitti. Sì, ho visto. Quindi se due nella stessa città fate... Chiaro, se sapete che c'è qualcun altro che sta modificando lì, fate salvataggi ogni minuto. Sì. Di questo adesso è a posto. Bravo, comunque è venuto un buon lavoro. Qua puoi fare i parchi e tutto il resto. Però lasciami che le tagli un po' di dolore. Volete fare... Hai qualcos'altro da chiedere oppure passo un po' alla visualizzazione? La rotonda di Piazza Diaz. La curiosità, come è stata fatta? Dov'è? Quella rotonda lì. Questa mezza rotonda? Ah, sì, sta bene. Senso unico, giusto. Ma questa è proprio a livello di curiosità, no? Marciapiede, verde e strada, giusto? Sì, si chiama rotonda, non credo. Piazza Diaz, si chiama quella. La forma, la semisfera si chiama Piazza Diaz. Ok, quindi lo sostituiamo il nome. Piazza Armando Diaz. Ah, ok, grazie. I nomi vanno sempre espressi nella loro interezza. C'è sempre tempo per fare contrazione e scrivere PZZA. È molto giusto perché abbiamo Pier Prospero Petroni, Gian Domenico Petroni e Gian Giulio Petroni. E quindi non sapresti chi è. Ottimo. E qua possiamo fare una aiuola. Questi sono spianata di cemento. Questi qua sono piloni della corrente? No, sono due aste per portabandiera. Ah, ok. Magari c'è anche Paul. No power. Flag pole. Cos'è messo? Flag. Flag pole. Selezioni, CTRL C, ti posizioni sul nuovo, CTRL V. E hai due flagpole nuovi. Questi sono pali della luce? No, la linea del pullman. Sai che pullman è? Sì, alta linea. Aggiungi a. C'è la navetta B sicuro. Doppio clic, stacchi, F3, stop. Bus position. Le due navette stanno là. No, scusa, la navetta B. Sai chi è l'operator? AMTAP, SPA. Ah? Ha bisogno di tutto il coso lungo? No. AM, azienda municipalizzata trasporto. AMTAP, SPA. Fa parte di una rete regionale, provinciale, di... Comunale. No, fa parte di una rete regionale di trasporti, cittadino. No,
Io qua di solito metto bus e legacy, perché ci sono alcuni editor vecchi che io lo lascio, non succede niente. Sai il nome della fermata? Fermata Piazza Diaz, si chiama, quindi il numero non me lo ricordo. Piazza Diaz, sì. Che non è Piazza Armando Diaz, perché questo è la fermata, si chiama Piazza Diaz. Questo è il nome della fermata, non è il nome del posto, perché alcuni hanno, che so, Scarenzio barra Petruzzelli, Barberini a Roma. Sì, Barberini è lì ed è un oggetto che si chiama Barberini, è un oggetto che si chiama Pippo, è lì, loro gli hanno dato quel nome. Per esempio la fermata della Fiera delle Vanti si chiama Fiera delle Vanti, se venisse sul lungomare. Sì. Questa si dice chiama Piazza A. Diaz la fermata. Ok, A. Diaz, perfetto. Questo è l'inizio del trasporto pubblico a Bari. È una specie di piazza questa? Sì, 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 a tutti gli effetti una rotonda. Ne mettiamo. Crossing. Non controllato. Zebra. Ctrl C. No, Ctrl V mi creerebbe un nuovo nodo, mentre io il nodo ce l'ho già. Ctrl Shift V mi incolla solo le caratteristiche. Un copia formato. Sì, esatto. Questa è la linea di costa, non toccatela troppo, che è un casino. È un casino, è un casino di quelli brutti, sì. Perché è una relation, che adesso vi mostrerò cos'è una relation, fra oggetti, perché non ha, come ti dicevo prima, se tu spezzi una way, puoi associare le caratteristiche solo ad una, ma due oggetti diversi non possono avere le stesse, le stesse chiavi valori. Per mettere insieme, da un punto di vista logico, gli oggetti, devi usare una relazione fra gli oggetti. Che è un po' una sorta di categoria di Wikipedia. La chiesa di San Nicola di Bari, a Bari, cos'ha in comune con la chiesa di San Nicola di Bari a Venezia? Nulla, se non il fatto di essere una chiesa e di essere, l'altra informazione è, dedicata allo stesso santo. Quindi esiste una relazione formale fra le due, magari esiste anche una relazione formale fra le due diocesi che mette insieme queste due informazioni. Cos'è la relazione su Wikipedia? Ad esempio sarebbe là una categoria chiese dedicate a San Nicola di Bari, e ci sarà San Nicola di Bari a Bari e San Nicola di Bari a Venezia. La relazione per le linee di costa è figlia delle relazioni per i confini dell'Italia, di tutti i comuni. Il confine non esiste sul terreno, è solo una convenzione amministrativa e quindi non la si può disegnare e renderla visibile, ed è a volte la mezzeria del fiume. Quindi prendi la mezzeria del fiume, in quel tratto passa anche un'entità non visibile chiamata confine fra comune A e comune B. Quel pezzo rappresenta parte del confine fra i due ed è rappresentata con una relation che ora vi mostro. Senti, giusto perché ci stai già, metti che passa la navetta B e la navetta là. Non volevo vedere come viene, non so come si fa. Vi faccio vedere come si fanno le linee. Ne conosci un'altra di fermata? Sta più avanti, però è lo stesso autobus. Sì, sì, certo, adesso ti faccio vedere. Allora ti faccio vedere le relation su questo anche. Ad esempio andiamo a prendere Bari, poligono. 8 vuol dire che è una limite amministrativo di tipo basso, quindi di tipo comunale. Quindi sapete che il boundary di tipo 8 rappresenta il confine del comune di Bari. Altro tasto del mouse sulla la relation, download members, scaricherà tutte le way che appartengono logicamente alla relazione comune di Bari, che è questa.
admin level 8, boundary di tipo amministrativo, nome Bari, il reference dell'Istat è 07, eccetera, catasto. Qua si potrebbero cominciare a mettere i cap sui comuni piccoli, sì, su quelli che non hanno il multicap, tipo non Bari, però sui singoli lo potresti mettere, sì. Perché anche se lo metti sul mio comune ha un cap, ma ce l'hanno anche altri 15 comuni hanno lo stesso cap. Potrebbe aver senso. Wikipedia c'è già. Tra l'altro con Wikipedia viene utilizzata per fare il poligono che avete visto prima quando ho scritto Bari. Avete visto che c'era un contorno, adesso vi faccio vedere. Praticamente è l'asca questa relazione. Bari su Wikipedia non è il comune di Bari. No, però è la pagina, non è provincia di Bari. Infatti questo è il comune di Bari, non è l'ASCO, questa è esattamente la pagina del comune di Bari. Ah, perché questa relazione è il comune, sì. Questo è il comune. Faccio zoom out e vedrete comparire, questo dovrebbe essere, questo triangolo è più... Se no, io non lo conosco la provincia, scusa il comune, questo è il comune di Bari. Volendo questo lo potete già utilizzare, potete salvarlo e lo potete usare in altri formati. Cosa serve questa cosa? In certi casi, magari non qua a Bari, ma ci sono dei punti in cui il confine è anche la mezzeria del fiume, è un muro, perché è un confine nazionale. E quindi la relazione non è fisica, ma è rappresentata su altri oggetti. Tra l'altro lo notate perché in certi casi proprio cambia la... da una parte del confine ci sono delle regole costruttive, dall'altra no, e quindi lo vedete dai permessi. Sì, sì, esatto. Torniamo là e vi faccio vedere come fare i mezzi pubblici. Per i mezzi pubblici andremo a fare una cosa del genere. Adesso chiaramente non c'è tempo per... quello che potreste fare è fare una pagina tipo questa, molto in stile wiki, quindi uno si mette lì e comincia a segnare solo il numero delle linee, l'altro arriva e mette i numeri, l'altro comincia a scrivergli i nomi, la pagina cresce. E poi pian piano si vanno a completare con queste informazioni. Quindi con l'effettiva presenza di tutte le fermate o l'effettiva presenza di tutto il percorso. Come ci sono dei template che vi permettono di riempire automaticamente queste tabelle. So questo quello che passa anche da casa mia. Se cliccate qua vedete la relation, che ha molto senso sulle strade, perché su una stessa strada ci passa l'autobus, ma ci passa anche la via Francigena, ci passa il percorso antico della via Appia Traiana. Quindi non potreste mettere i tag su quella strada, ma devi creare una relazione logica fra gli oggetti uno dopo l'altro. Quindi questo è il percorso che fa questa linea dell'autobus, e qua vedete come membri del percorso tutte le fermate come nodo, infatti vedete che appare il simbolino dell'autobus, e tutte le strade che la compongono. Voi percorrendo quella relazione fate tutto il percorso dell'autobus. Quindi e come vedete c'è ogni singola
deviazione di percorso. Parte di qua, fa il senso unico qua, fa la rotonda, gira a destra, scende e fa le varie fermate. In più qualche caratteristica di distribuzione delle way, major road, track, footway, cycleways, eccetera, che qua ovviamente non ci sono. Facciamo una, vediamo se c'è prima di tutto. Tra l'altro c'è l'elenco strade. Ah ok, qua c'erano delle vecchie pagine. No, non mi pare che ci sia una pagina su Bari. La farete voi magari dopo, e adesso facciamo, facciamo giusto la relation e la controlliamo. Tengo aperta quella di Pavia così poi utilizzo i link che ci sono qua sotto per i nostri usi. Torniamo. Torniamo qua. Mi dici dov'è quella successiva? E ne sai il percorso? Dimmi, e dov'è quella dopo? No, fai così, no, lungomare? Sì, ok. Allora, no, vai un po' più a te, vai un po' più verso giù, un po' più verso giù. Ho vedi questo giardinetto? Qui c'è un'altra fermata. Questo non è il punto preciso, preciso, preciso della fermata, non ricordo. No, qua è un po' un disastro. Si è sbagliato. Sì. Che non è un highway, ha segnato come area. È un giardino. Li cancelliamo. Un residential. È un giardino? Sì. Lo disincollo. Ah, ho capito, volevo segnare questa stradina qua. Rifacciamo, ridisegniamo la strada. Certo. Si chiama, mi dicono, Largo Giordano Bruno. Sì. E lo lasceremo per questo. E la via, sai qual è? Via. Poi troverete voi il vostro interesse specifico in certi tipi di attività di mapping rispetto ad altri. Cioè, a me ad esempio piace tanto, e trovo anche trovo rilassante quando lo faccio per lavoro, fare segnare i parcheggi. Ho un po' questa mania del segnare i parcheggi. Qual è la tua auto? Quale? Da una parte e dall'altra. Sì. Come la guardo? Questo? Sì. Le strade che lo una delimitano e due è solo fino alla scusa un secondo. Selezioni tutto qua, non si incrociavano. Cioè si incrociavano ma non avevano un punto di contatto. Le selezioni entrambi, M, merge. Sì. Questo Largo Adua? Sì, solo che devi tagliare perché a sinistra è un'altra linea. Ok, qua.
1 e 2. Via Cognetti, se da quello che fa. Name, qua mi suggerisce via 24 maggio, no. Largo Adua. Questo lo lasciamo come Largo Giordano Bruno o no? Dobbiamo inserire la tipologia di strada. Prendiamo questa, è residential, mettiamo residential, highway residential. Ok, proseguiamo con il segnare l'altra fermata. Mi dicevi? Vedete che poi ci si interrompe 100 volte. Sai dov'è? Hai interrotto? Non so. C'era qualcuno che... Tu hai contatti con chi sta guardando? Ve la sentite di segnarlo provvisoriamente, di correggerlo dopo? Al centro dell'ipotenusa, di quel triangolo. E c'è una fermata? Sì. Com'è possibile? Non è troppo vicino. No, è... quella di Piazza Diaz è ad andare, quella là è a venire. Ma dove? È qua? No, a quel triangolo che stavamo mettendo mano. Ma c'è un'altra navetta che si ferma lì? Quella a venire. Ah, ok, qua. Hai capito la direzione? Qui, a scendere. No, sull'ipotenusa. Qui? Sì. C'è una seconda fermata. Perché quella di Piazza Diaz che ti ho fatto fare, ah, è solo in un verso, la famosa parking lane. Sì. Però per il pullman, quindi pullman andare più, pullman a tornare. Ah, quindi non è lo stesso pullman. È lo stesso, è la stessa linea. Sì. Però sono vicine. Sì. Perché? Ma una è l'andata e l'altra è il ritorno. Su SM Sim mappano su due relation diverse, l'andata e il ritorno, quindi non vanno messe in questa relation. Possiamo mettere la fermata sicuramente, quindi questa la aggiungiamo. Come prima prendiamo questa, CTRL C, andiamo qua, CTRL V. Non sai di due autobus che vi faccio vedere? Anche in altre zone della città dove possiamo mettere il due fermate successive, no? Così vicine no. Niente, come facciamo? Perché è una cosa che sarebbe, avrebbe senso guardare. Vai un po' più giù e metti la stessa alla provincia. La stessa fermata che hai messo alla piazza. Sì. Sta alla provincia, alla statua quella. Non mi ricordo. Sì. Ed è lo stesso autobus? Ok, dimmi. Giù? No, se ne troppo, però è molto primo. È la regione. Quindi non vedo le nazioni in alto. Pinacoteca provinciale? Sì. Esatto. Chiaramente sul lato marcia, sempre sul marciapiede della piazza. Quindi a tornare in giù? Ad andare verso. Quindi no. Sì, ok, va bene. E dove vado? Questo che è un po' più arretrato? Sì, aspetta, ho preso il preciso. Qua là ci sono sceso. Il bosco. Qua c'è un parcheggio. Vicino al parcheggio? Molto prima. Prima qual è il parcheggio a salire? Sì, ad andare verso il centro. Ok,
Questo palazzo arrotondato? C'è Pinacoteca Provinciale. Ah, lo stavo vedendo anch'io. Sì, sì. In quel palazzo? Di fronte, sull'altro lato della strada. Quindi qua? Sì. Dove ci sono le strisce? Dai, mettiamolo qua. Sì, è comunque là. Quindi prima si ferma qui e poi va in quella di Piazza Diaz. Sì. Questa, ok. Sai come si chiama? No. Ok, non mettiamo il nome. Sì. Togliamo il nome. Ora facciamo una relazione fra tre cose. Una fermata, due seconda fermata e la via su cui si trovano queste due fermate, perché la relation è fra più oggetti e rappresenta un concetto astratto, come se tu non sai che lì passa l'autobus, non lo puoi vedere, è un oggetto, non è come la strada che è lastricata, è larga, quindi puoi metterci la larghezza, è illuminata sì o no, è al marciapiede, non al marciapiede. Questo è un concetto che non è visibile e quindi va espresso con una relation, esattamente come il confine comunale non è visibile sul terreno, è un oggetto di tipo amministrativo. Questo è un oggetto di tipo trasporti, di tipo relazione, di tipo percorso. E quindi utilizzeremo la relation per definire il percorso compiuto da questo autobus e per definire alcune caratteristiche di questo percorso. Quindi dobbiamo selezionare gli oggetti, 1, 2, la strada su cui questi sono posti, 1 e 2, ovviamente poi dovrete cambiare, togliere, mettere, aggiungendo le fermate, vi faccio solo vedere un po' come funziona. Questi sono selezionati qua sulla destra e sono pronti per essere aggiunti a una relation nuova, quindi create new relation. Prima va scritto il tipo, type, percorso, perché potrebbe essere di tipo amministrativo, confine o altro. Quando vogliamo specificare un oggetto in cui c'è un tag primario, route, dobbiamo ripetere il tag successivamente, quindi route uguale, in questo caso è un bus. Quindi tag amministrative boundary. Sì, esatto. È un bus, in questo caso. Conosciamo l'operator, la società che lo gestisce, quindi operator, AMTAB. Conosciamo il nome, la linea B. Linea B, name, linea B, destination, Piazza Massari, Piazza Prefettura. Sì. Da dove arriva? Capolinea Park and Ride, non so. Qua andranno viste queste cose, dovrete un po' mettervi insieme d'accordo se mettere nome con la parola Bari, se non metterlo, guardatevi anche le altre pagine. A volte c'è anche la... A volte si mette, a volte non si mette, qua dovrete voi decidere come comunità locale cosa fare. Ok, ora abbiamo creato la relation, dobbiamo inserire questi nodi e queste way come membri della relation. Quindi freccia che punta verso sinistra e aggiungiamo. Ha già riconosciuto questi nel ruolo di stop, quindi sono fermate, e per questi non è necessario. Se facciamo ok, upload, linea B, mi hai detto? Sì.
caricati ora i dati. Adesso vado sulla mia pagina utente di OpenStreetMap, Edits. L'ultima modifica sarà questa. Ho già l'elenco delle way, dei punti aggiunti e la relation linea P, di cui ho il numero. Questo è un passo che devo fare solo perché non ho ancora fatto la pagina, perché non avete ancora fatto la pagina come l'ho fatta io a Pavia, quindi poiché non avete questa pagina. Io adesso andrò banalmente nel check e inserirò al posto della relation di Pavia, metterò il codice della relation di Bari. Voi lo farete in automatico invece, perché avrete quella pagina dove sono già elencati. Analyze mi dice che è a posto, è una linea di tipo route, è lunga 1,5 km per ciò che abbiamo fatto. Questo è il profilo altimetrico. Analizza su mappa e ho già il percorso, l'inizio e la fine. In questo caso non segnala, per scelta di chi ha fatto questo tool, non segnala le fermate. Per vedere le fermate, allora, devo farlo anche qua, devo costruirlo un po' a mano. Poi potreste scaricarvi il GPX e tante altre cose che possono servire anche in applicativi comuni. Adesso per farlo vado qua, sostituisco. Ah no, ho dimenticato una cosa abbastanza importante. Ho dimenticato io, scusate. Vediamo le altre, fra l'altro vediamo, approfittiamo che ci sono le altre, se qualcuno ha messo, Operator ha messo AMTAB, qualcuno aveva cominciato, linea 1, Operator AMTAB, quindi questi andrebbero unificati mettendo in tutti AMTAB SPA. Torniamo qua sulla linea, io ci aggiungo di solito anche network e metto tutto minuscolo per semplicità, perché può essere poi utilizzato per fare query, e il ref avrà un codice che sarà B, in questo caso non è linea B che è il nome con cui la gente lo conosce, ma il ref è solo B, che mi ero dimenticato di metterlo. Ref B. Quindi linea 40. Ok, B. Salvo. Torno di qua. Qua ho preso uno di Pavia, ma adesso lo ricarico e correggo. Qua sarà AMTAB. Ref B. Lo stile rappresenta solo lo stile di visualizzazione. Noi in Italia usiamo questo qua, che è stato fatto inizialmente a Padova, e quindi manteniamo Padova. Non vuol dire nulla. Voi, se ne avete un altro di stile di rappresentazione, vorrete rifare questa visualizzazione, siete liberi. È CSS, è facile farlo. Questa è la linea. Parte da Piazza Diaz e arriva, per il momento non arriva da nessuna parte, perché l'altro non mi hai detto il nome, e quindi non so che nome ha, quindi non appare. Però c'è da A. Comunque, non ci credo. Linee orarie, cioè. Linee orarie. Però quelle sono il trasporto urbano, cioè se intendi il parking ride. Perché
Ma siete comodi, guarda. Invece quella che stavo vedendo. Ma non è solo quello che tu vedi luccicare. Molto spesso sono sbagliate. Io ho visto, il comune aveva pubblicato dei dati sulle fermate di Pavia, fornitigli dall'azienda municipalizzata a febbraio. Io conosco bene il gestore dei sistemi informativi territoriali del comune di Pavia, è un amico, e ogni qualvolta gli chiedo dei dati li libera. Questi li aveva già resi disponibili, mi ha detto: guarda, questi me li hanno dati a febbraio, sono giusti, usa questi, non star lì a raccoglierli di nuovo. E ho guardato, c'erano le fermate di 3 anni fa. E alcune fermate, sebbene mai spostate, sono sbagliate di 100 metri. Non per problemi di riproiezione del dato, proprio perché sono sbagliate. 100 metri a piedi? Sì, sono tanti. La differenza per il pullman. Quindi qua potreste fare un bel lavoro. Lungomare e tesauro. Non ci fosse scritto copyright. Bravissimo. C'è il copyright. Adesso tu mi devi dire se è possibile mettere il copyright alla fermata dell'autobus. No. Allora, la singola localizzazione della singola fermata, se tu mi chiedi, è copyrightabile le coordinate? La risposta è no. Il lavoro di raccolta, di ordinamento, di selezione di ciò che è una fermata, di ciò che non lo è, l'organizzazione è proteggibile dal copyright. Perfetto, se noi arriviamo in giro e ne creiamo uno nostro, non hai problemi. Ci copyrightiamo le valigie? No, non puoi, non esiste questa cosa. Ne parlavamo ieri sera per il discorso dei CAP. La raccolta fatta a mano dei CAP non è proteggibile. Il CAP è stato definito da qualcuno, ma sei sicuro che non c'è in un decreto legge o qualcosa del genere? Cosa? I CAP. No, non sono sicuro. Però il fatto è che è protetto il database, non sono protetti i CAP. È protetto il database dal diritto sui generi. Sì, ma non c'è un testo dove c'è scritto a quali vie di Bari corrisponde a tale CAP? Non lo so. Perché se è questione di avere 15 corrispondenze con 15 città, è presto fatto. Io non sono neanche così sicuro che vada a vie e non a civici. Appunto, ti potrebbe spezzare la via a metà. La spezza. In alcuni casi sì, lato destro e lato sinistro lo spezza. La spezza quartiere, se la via è sì. Delimitatura più o meno di quartiere, la vicina della via Panelli, che dà la parte San Pasquale e l'altra parte Carrasco. Lui 124, io 125, siamo qua. Da 700 metri di strada, diciamo. Quindi magari anche mezzo. Comunque qua se ce l'hai ancora aperto si chiama Lungomare N. Sauro, quella frequentante. Non so, che a volte ci sono altre fonti che magari si riescono. Ma ci sono altre fonti, però da dove vengono? Sì. Certo, se hai il legittimo sospetto che non siano. Mi stava anche dicendo l'amico che l'Antab stava pensando di mettere. Ma fatto su Google Transit. Sì. Pensando, vuol dire. Beh, se lo fa potrebbe essere un'occasione per rendere disponibile il dato anche con licenze diverse. Quindi